Buongiorno e benvenuti alle video ricette di Viaggiando Mangiando. Quest'oggi prepareremo un dolce che ho assaggiato nel mio viaggio in Grecia, ovvero l'alba, anche se non è un dolce prettamente greco, è un dolce che arriva dal mondo arabo. Infatti il termine alba deriva da una parola araba che vuol dire proprio dolce e viene utilizzato soprattutto nei paesi arabi, siccome che la Grecia ha un forte influsso dei paesi arabi nel suo modo di fare cucina, anche dal Mediterraneo, quindi è un connubio di tipologie differenti di cibo e di mangiare e di cucina. Vengono suddivise due tipologie diverse di alba, che sono quella più gelatinosa, che ha una consistenza più gelatinosa perché è composta prevalentemente da semolino e da farina, e invece quella che prepareremo oggi è quella invece più compatta, che è composta da tagina, che è la pasta di sesamo, zucchero, e in questo caso abbiamo scelto la granella di pistacchio. Prima di tutto ho messo già nel pentolino pronto per andare a sobbollire 40 centilitri di acqua, a cui andrò ad aggiungere adesso 100 grammi di zucchero. Io utilizzo lo zucchero di integrale di canna perché è più salutare, ma potete utilizzare anche lo zucchero bianco o lo zucchero di canna, quello classico, diciamo, che è quello grezzo. Ecco qua, abbiamo 100 grammi e andiamo a spremere mezzo limone. E quindi la portiamo subito a sobbollire. Nel momento in cui l'acqua insieme allo zucchero sobolle e si va a formare una sorta di sciroppo, come vedete questa è la consistenza, allora andremo ad aggiungere i nostri pistacchi e la tagina. La tagina, come vi dicevo, io l'ho utilizzata già pronta perché è molto complicata da fare. È una pasta di sesamo che è il componente essenziale di moltissimi vasi, sia di dolci che di salati, per esempio il hummus, il baba ganoush, che sono tra le salse più note del Medio Oriente, oppure appunto della cucina araba, e appunto in questo caso va a solidificare e a formare questo dolce che si chiama alba, che avrà una consistenza quasi di una sorta di torrone, e per chi conosce anche il mantecol della cucina argentina è un dolce molto simile. Ecco, adesso come vedete sobolle e quindi andiamo ad aggiungere la nostra tagina. Si tratta di 140 grammi di tagina che andiamo a mischiare. Infine aggiungiamo i pistacchi, la granella di pistacchi, oppure potete inserire i pistacchi interi o i pistacchi sbriciolati con le vostre mani, questo è a vostra discrezione. Io ho optato già per una granella composta e me ne terrò un po' da parte poi per la decorazione. Qua. Mischiamo. Ed ecco pronta per essere messo in uno stampo. Ecco, lo stampo è quello del plum cake, che vi suggerisco già di preparare con della carta trasparente sotto, perché vi sarà poi più facile tirare fuori l'alba una volta che si sarà raffreddato. Perché ora andiamo appunto a sistemare il composto, che avrà una forma simile, come vi dicevo, quella del torrone, ma dovrà rimanere poi, una volta raffreddato qua, avrà messo in frigo e rimanere almeno per 24 ore. Un buonissimo profumo sia di sesamo che di pistacchi. È un dolce abbastanza facile da fare, è la consistenza che deve essere quella giusta, ma gli viene data prevalentemente appunto dalla tagina, che già di per sé ha una consistenza particolare e molto compatta. Ecco, lo andiamo a pianeggiare, a coprire, perché sarà più facile appunto tirarlo fuori, e così è pronto per essere messo in frigo. Aspettiamo soltanto che raffreddi, perché come sapete nulla di troppo caldo va messo in frigo, e lo andiamo a sistemare in frigo per 24 ore e ci rivediamo tra 24 ore per vedere il risultato. Ed eccoci ora pronti a sformare la nostra alba dopo che è trascorso circa 24 ore da quando l'abbiamo messa in frigo. Eccola qua, come vi dicevo, questo vi agevolerà a tirarla fuori. Prepariamo il piatto. Potete, vedete, facilmente tirarla fuori, sistemarla nel piatto, rovesciarla a questo punto.
e andarla a decorare con i pistacchi che abbiamo tenuto da parte. Ed ecco qui la nostra alba pronta per essere mangiata. Buon appetito!